disperato bisogno di questo. Mario Morcone, grazie anche a voi per essere stati. Grazie a voi. Intanto io vi deluderò, non vi entusiasmerò, perché intanto insomma io non farò rivoluzione né pacifica né libera. Io farò quello che Saviano. Io dirò quello che Saviano, io farò quello che Saviano dice, cioè fare al meglio il proprio lavoro. No, io lo so, perché se dobbiamo fare circa questo lasciamo stare. Allora io non farò nessuna rivoluzione pacifica e liberale, io farò quello che dice Saviano, cioè fare al meglio quello che ognuno di noi sa fare. E quello che sinceramente penso di saper fare è l'amministratura. Intanto il valore, è stato detto ed è stato ripetuto e io ci credo molto, il valore fondamentale di tutto questo è l'unità del centro-sinistra. Un valore, quello dell'unità del centro-sinistra, che evidentemente non può partire da un atteggiamento pregiudiziale, come dire, di contrasto, chiamiamolo contrasto forte nei confronti del Partito Democratico, ma che deve necessariamente aprire comunque ad un confronto, a un colloquio con il Partito Democratico. Io non lo rappresento il Partito Democratico, io sono un'espressione della società civile, io facevo, vengo dalle professioni, mi hanno chiesto di fare questa cosa, l'ho fatta perché credo che Napoli lo meriti, l'ho fatta perché tutti noi che siamo andati fuori da Napoli a lavorare non ne possiamo più di sentir parlare di Napoli come del posto peggiore del mondo, mentre siamo rimasti e siamo fortemente legati a questa città. La necessità è quella di battere la destra, è stato detto, e per battere la destra abbiamo bisogno del massimo di unità possibile, di un'unità che passa già attraverso un tavolo per le municipalità, dove non abbiamo il secondo turno, e io sono perfettamente d'accordo che bisogna trovare un'intesa subito sul primo turno per le municipalità. Basta per il rinnovamento della classe dirigente. Io vi dico la verità, voi vi continuate a masturbare con Iervolino, Bassolino, eccetera, cioè, anche questa cosa qua non mi interessa proprio. Cioè, io penso che c'è bisogno di far emergere una nuova classe dirigente a Napoli. Queste persone hanno rappresentato un pezzo importante della vita della città, con le luci, con le ombre. Mi astengo dal dare qualsiasi giudizio, a me interessa parlare del futuro di Napoli, di far emergere una nuova classe dirigente, possibilmente una classe di giovani e di donne. Io credo, e l'ho detto e l'ho dichiarato, che la squadra di governo che deve andare al governo di questa città deve essere una squadra delle rappresentanze di questa città, non deve essere la squadra che rappresenti il consenso ottenuto. Poi probabilmente anche su questo bisognerà ragionare, nessun atteggiamento manicheo, ma bisogna riportare le tante associazioni, le ricchezze di questa città al governo, bisogna riportare voglio dire, chi effettivamente si spende per il futuro di questa città. Sui temi che sono stati citati, francamente, non credo di dover ripercorrere un'altra volta l'acqua pubblica, i rifiuti, il piano regolatore, queste cose ce le siamo dette. Sul piano regolatore poi, insomma, basta che leggete il Corriere del Mezzogiorno, oggi ci sta una mia dichiarazione molto chiara. Su... Il tema invece che mi pare, che uno dei temi che mi pare centrale è proprio quello delle povertà e delle nuove povertà. È stato detto egregiamente agli amici che hanno parlato prima, questa è una città che ha tante sofferenze, è una città che ha tante sofferenze, non solo sofferenze per la disoccupazione, ma anche per le persone monoreddito, per famiglie che veramente fanno fatica e spesso sono in condizioni anche di sfruttamento, e credo che il tema del sociale, di un welfare municipale che sia attento a questo tipo di bisogni, rimane fondamentale in un programma di governo della città. Napoli ormai è una questione nazionale, è una questione nazionale anche per l'aspetto legalità. Cioè, io credo che non sia più sopportabile che ci sono quartieri della città nei quali non è possibile andare a richiedere il pagamento di una multa perché il messo comunale lo cacciano a calci. Non è possibile che ci siano quartieri della città in cui non si può andare,
non può andare un pubblico ufficiale a chiedere, voglio dire, a esigere o a notificare un atto contro l'abusivismo, perché lo cacciano a calcio e quello c'ha paura di andarci. Non è possibile vedere dove abito io, perché io abito lì, a Luca Giordano, che ci sa, camionette dell'esercito, 8 vigili urbani a Piazza Vanvitelli, la macchina dei carabinieri, la macchina della polizia, però credo che se vado in un quartiere un po' più periferico non trovo nessuno di tutto questo. Scusatemi, no, lo voglio dire perché vi assicuro, non la considerate prosopopea, non ho niente da esibire, però alla Balzana, a Santa Maria la Fossa, a togliere il terreno a Bidognetti e a Francesco Schiavoni, ci sono andato io il 26 ottobre con questo jeans e con queste scarpe, e lo stesso ho fatto a Isola Caporizzuto, alla famiglia Arena, 100 ettari, lo scorso mese di settembre, lo stesso ho fatto alla famiglia Greco a Palermo, 150 ettari dell'87 che stavano fermi e li abbiamo recuperati, e lo stesso ho fatto ai signori Sorangelo ad Altamura, provincia di Bari, dove ci stiamo ripartendo con Vissani per una grande azienda di ristorazione. Lo dico perché si è parlato delle cose che si possono fare, che si sanno fare, che si fanno veramente al di là dei sogni. Io non vi prometto nessun sogno, io vi prometto esclusivamente la capacità e la voglia di mettere a disposizione un enorme patrimonio che a mio avviso dovrebbe essere un motore di sviluppo per piccole opportunità di impresa, potrebbe essere un motore di sviluppo per tanti studenti fuori sede per abbattere i fitti nero che sono vergognosamente cresciuti e diffusi in città, un patrimonio che è un motore di sviluppo anche in funzione delle grandi occasioni internazionali che ci aspettano come il 2013. Ecco, io credo in tutto questo, in un lavoro che si fa con passione, ma giorno per giorno, mattone dopo mattone, senza miracoli che nessuno può fare, e se qualcuno ve li permette non dice cose giuste. Grazie Mario, adesso la parola a Libero Mancuso, nostro candidato alle primarie, e lo ringrazio davvero molto di essere qui con noi.